Pronti, buon pomeriggio a tutti. Benvenuti ai lavori pomeridiani di PA 140 con il cancelletto con l'hashtag. Io sono Giampaolo Colletti e presenterò la sessione delle premiazioni del Piemonte Visual Contest, sia nella sezione infografica sia data visualization. Parleremo dei lavori che sono stati parecchi e che sono arrivati in questi mesi. Per capire il senso anche del Piemonte Visual Contest e inquadrare tutti i lavori che insomma sono stati consegnati e che sono stati di fatto anche introdotti stamattina dalla tavola rotonda con i relatori presenti, lascerei la parola al direttore comunicazione istituzionale del Consiglio regionale Piemonte, direttore Domenico Tomatis, che ci racconta il senso di questa iniziativa. Grazie. Grazie a Colletti, grazie a tutti voi che avete accettato numerosi l'invito rivolto dal Consiglio regionale per questa iniziativa, la Rivoluzione Open. Questa mattina abbiamo avuto un momento di dibattito che penso sia stato utilissimo per tutti noi, perché almeno dal mio punto di vista è stato ricco di spunti e di motivi per proseguire in questa nostra azione di apertura, di trasparenza concreta e sostanziale della pubblica amministrazione. Oggi pomeriggio invece dedichiamo questo momento di incontro in particolar modo al contest, Piemonte Visual Contest, e abbiamo l'orgoglio e anche la soddisfazione di poter premiare i vincitori di questo contest. Voglio soltanto rapidissimamente spiegare il motivo per cui abbiamo lanciato questa iniziativa e quali sono stati i ragionamenti che ci hanno portato a realizzarla. Siamo praticamente a un anno dalla prima edizione di PA 140, era il 7 marzo del 2013, e abbiamo voluto riproporre questo momento di riflessione che appunto è stato dedicato alla cultura open. Il contest invece che proponiamo oggi pomeriggio l'abbiamo realizzato in collaborazione con il consorzio Topics. Ringrazio il direttore, ringrazio Pippinato che ci hanno dato una collaborazione davvero entusiasmante, per noi fondamentale, e per impostarlo siamo partiti davvero dalle difficoltà che ogni giorno incontriamo come comunicatori pubblici, difficoltà per far passare attraverso i media tradizionali o anche i nuovi media i contenuti e gli aspetti sostanziali delle decisioni e delle scelte che vengono compiute nelle sedi legislative come questa o nelle sedi politiche amministrative, nelle sedi istituzionali. Io credo che questo non sia soltanto un problema del Consiglio regionale, perché penso che tutti i colleghi che fanno questo lavoro un po' ogni giorno si scontrano con un sistema dei media, soprattutto il sistema dei media tradizionale, che si dedica molto ai dettagli della vita politica, a quelle che, passatemi il termine, vorrei definire delle futilità, no? Perché abbiamo visto un sacco di articoli sui mezzi utilizzati dal Presidente del Consiglio per recarsi al Quirinale, a piedi, con la Smart, in bicicletta, no? E abbiamo letto molto di meno sulle proposte di programma del nuovo governo. Per non parlare quando si sconfina proprio nel gossip, puro e semplice. Grandi assenti nei media sono i contenuti delle decisioni, l'impatto concreto che queste decisioni hanno sulla vita dei cittadini, e poi anche, e questo però è anche una parte di responsabilità, c'è anche la pubblica amministrazione, delle valutazioni sui risultati delle politiche, che non siamo così abituati a fare e poi a comunicare. Quindi ci siamo chiesti sostanzialmente come comunicare la sostanza e come comunicarla in un modo facile, immediato, friendly, comprensibile anche da un pubblico disattento e a volte anche purtroppo prevenuto. Questa è la genesi di Piemonte Visual Contest, che è nato da una chiacchierata con Andrea Casalegno, direttore, ho già ricordato, con Laura Pippinato, e che ringrazio davvero per il lavoro che hanno fatto in questi mesi. Noi sostanzialmente, quando li abbiamo contattati, cercavamo una partnership
che potesse rendere, diciamo, in modo grafico le politiche regionali. Una scelta, diciamo così, grafica da utilizzare soprattutto per un nostro strumento di comunicazione che è molto tradizionale, nel senso che il nostro magazine, che ha 42 anni, Notizie, che punta molto negli ultimi 2 anni sull'elemento grafico, ha nella grafica un elemento distintivo. Dal colloquio con Topics è nata questa proposta per mettere, diciamo, all'opera, al lavoro, la creatività e l'intelligenza di molti, utilizzando intanto l'ampio volume di open data resi già disponibile in Piemonte da Regione, ma anche da molti altri enti. Da qui è nata questa sfida, quella di cominciare a dimostrare che gli open data non sono una cosa da specialisti, e questo è emerso anche chiaramente negli interventi di questa mattina, non sono un pallino di qualche nerd o di qualche esaltato del web. Open data significa rendere disponibile a tutti i cittadini un patrimonio davvero rilevante di conoscenze della PA in un modo trasparente, accessibile, riutilizzabile. Open data significa poter fare delle analisi, estrapolare delle tendenze, attivare delle iniziative che possono avere una ricaduta immediata per il cittadino e per la società. Per esempio, ma non voglio svelare nulla dei vincitori, in concorso è presente un'applicazione Data Visualization che, confrontando diversi parametri, aiuta un cittadino a trovare casa tra i quartieri di Torino. E, però c'è anche un altro lavoro che invece, analizzando la complessità della legislazione regionale del Piemonte, basata sul numero di modifiche che intervengono ogni anno su una legge già vigente, determina appunto il grado di complessità della legislazione. Questo è un tema che può interessare un nucleo molto ristretto di specialisti di legistica. Ad esempio, noi abbiamo dei colleghi qui in consiglio che sono specialisti di legistica, che possono avere un interesse specifico per questa applicazione. Abbiamo pensato, insomma, di poter offrire con questa iniziativa uno spunto sull'utilizzo concreto, sull'utilità che gli open data possono avere per i cittadini, anche con delle applicazioni che, lo si vede, sono chiaramente sperimentali, migliorabili, sviluppabili, ancora incomplete. Molta strada resta ancora da compiere, però, come diceva qualcuno, ogni grande cammino comincia anche da un piccolo passo. Noi nel 2014 abbiamo l'intenzione di approfondire, ed è già stato accennato questa mattina da De Biase, approfondire questo progetto. Abbiamo inserito tra i nostri obiettivi quello di realizzare un progetto sui media civici che vada oltre le tradizionali forme di partecipazione democratica che, ahimè, è sotto gli occhi di tutti, denunciano chiaramente dei limiti e delle difficoltà in un contesto basato sul pluralismo culturale e informativo. I social network sono stati in questi anni uno strumento straordinario per avvicinare i cittadini alle istituzioni, ma sono stati pensati per altro, per lo sfruttamento economico delle relazioni. Partendo invece dallo studio che la Fondazione AREF ha realizzato per il Senato della Repubblica, abbiamo cominciato un percorso di revisione dei nostri strumenti di democracy in un'ottica media civico, con l'obiettivo di realizzare uno spazio appositamente progettato per la partecipazione civica e per il potenziamento e il supporto all'attività legislativa partendo dal basso. Un progetto ambizioso che nelle prossime settimane vedrà già una giornata, già ad aprile, di workshop e l'apertura poi di una consultazione pubblica che assume una valenza ancora più profonda in un momento di difficile crisi di fiducia nelle istituzioni e nella politica. Nel rinnovarvi il mio saluto e benvenuto a Palazzo Lascari, ringrazio ancora una volta i partner che hanno creduto in questa avventura, in particolare voglio citare La Stampa, Talent Garden, CSI Piemonte, Chefuturo.it, Pioniero.it e il collega Roberto Moriondo, direttore della Giunta regionale. Grazie ancora. Grazie direttore, che resterà peraltro con noi durante la premiazione. Qui al tavolo per anche capire
la tipologia dei lavori presentati, che sono stati numerosi, credo oltre il centinaio, adesso mi faccio dare il dato preciso da chi ha seguito la giuria di persona, 94 lavori tra infografiche e data visualization, al tavolo per parlarne Laura Pippinato, graphic designer di Topix, grazie Pippinato, Giuliana Bonello del consorzio CSI Piemonte, e poi abbiamo Fabio Sferruzzi di Talent Garden. Con CSI e Sferruzzi, in conclusione della premiazione, quindi dei tre premiati, infografica e data visualization, assegneremo anche dei premi speciali che poi loro stessi appunto illustreranno, di supporto fattivo ai gruppi che hanno realizzato questi 94 lavori, verranno selezionati appunto alcuni vincitori. Io partirei subito per capire se poi alla fine queste ricadute immediate tra il cittadino e la PA si sono respirate in questi lavori. Partirei da Pippinato e poi coinvolgerei anche parte della giuria che vedo presente in sala. Avete analizzato nel dettaglio i lavori arrivati, su cosa si sono soffermati soprattutto i lavori? Il microfono credo sia... Aspetta, ti passo questo qui. Allora, indubbiamente devo dire i lavori si sono soffermati soprattutto su temi legati al turismo e alle scuole come tematiche affrontate. Sono stati analizzati forse, a mio parere, poi sono stati analizzati quelli che sono i dati forse più facili anche un po' da rappresentare. Mia opinione, mi sarei aspettata un po' più di senso critico nel utilizzare l'infografica, la data visualization, dando un senso un po' più critico a quello che si stava rappresentando. Quindi una personalizzazione del lavoro anche? Una firma? Sì, la maggior parte delle visualizzazioni erano molto finalizzate a rappresentare quel tipo di dato e non tanto a trasmettere proprio un messaggio che l'utente stava, non lo so, comunque che ritiene importante. Ha scelto forse dati un po' facili da rappresentare e, a mio parere, ci può essere ampio margine di approfondire questi argomenti. Anche, come si diceva stamattina, magari legandolo a articoli di tipo giornalistico per andare ancora di più in profondità nel trattare l'argomento. Sul tema. Sì. Grazie Pippinato. Nel passare la parola a Bonello, ricordo che siamo anche in streaming su crpiemonte.tv e se volete, voi che siete in sala, se siete d'accordo o non siete d'accordo con la giuria, scrivete un tweet, perché voglio dire, qui stiamo celebrando il tweet della PA, allora PA140 preceduto dall'hashtag, quindi scrivete e poi li leggeremo insieme. Bonello, un parere sui lavori arrivati? Sì, allora io ho provato a leggere i lavori arrivati con l'occhio di quelli che sono i consorziati dell'ente per cui lavoro, perché io lavoro in CSI Piemonte, che abbiamo 110 enti della pubblica amministrazione piemontese, quindi un po' con le diverse caratteristiche dalla pubblica amministrazione regionale a quella più locale, quindi anche ai piccoli comuni del Piemonte. E ho provato a leggere i lavori in quest'ottica, se possono essere interessanti per i nostri clienti. Anch'io ho visto sicuramente tantissimi argomenti che sono stati trattati e bene nelle infografiche, ci sono tanti altri argomenti che vanno affrontati. Quello che sicuramente, probabilmente anche manca, è una pubblicazione un po' più ampia di open data da parte degli enti, perché evidentemente i lavori riflettono anche quello che gli enti pubblicano, quindi è un invito forse ancora più esplicito, come si diceva anche stamattina, ad aumentare un po' la capacità degli enti di portare all'esterno i dati che tengono in questo momento all'interno delle proprie mura. E quindi da questo punto di vista magari la prossima edizione avremo più open data e più argomenti. Che questo poi lo rilanciamo anche al direttore Tomatis, perché poi è un messaggio rivolto all'ente. Andrei avanti e ascolterei Fabio Sferruzzi, Talent Garden. Sì. Anche a te Fabio un'opinione dei lavori visualizzati. Ma innanzitutto grazie a tutti per essere qui e grazie per l'invito. È un piacere per noi collaborare in questa iniziativa. Io sono stupito perché 94 lavori pubblicati è, secondo
noi una buonissima partecipazione, in primis per un'iniziativa che è sicuramente nuova e poi perché comunque anche l'argomento non è proprio dei più soliti, quindi circoscriviamo questa iniziativa al territorio piemontese, secondo me è un ottimo risultato. Sulla qualità direi in generale ottima, in generale. Perché ottima? Perché di base c'è stata una, secondo noi, una bella attenzione, diciamo così, all'argomento, che è il tema che ci sta più a cuore a noi di Talent Garden, cioè l'approccio all'innovazione con passione. Quindi di base noi leggiamo tutti i lavori che abbiamo visto e anche questo numero come una forte attenzione all'innovazione. E visto che io riprendo anche un po' il tema della giornata, la rivoluzione è open, ci fa piacere che ci sia questa grande partecipazione attorno a questo tema, visto che vuole essere un tema rivoluzionario. Bella anche la partecipazione della pubblica amministrazione, noi siamo un po' fuori da questo mondo e infatti ho grande piacere perché abbiamo tutt'altro cappello, però in realtà è bellissimo vedere come l'invito in realtà sia arrivato, e questo noi lo riteniamo non così solito, dalla pubblica amministrazione, quindi è bellissimo vedere una grande partecipazione da parte del pubblico ma anche una fortissima partecipazione da parte della regione, quindi noi vediamo il progetto ben riuscito e i lavori a prescindere poi dalla qualità tecnica, che poi è inutile che valutiamo magari noi la vediamo sotto forma di ecosistema e di piattaforma, giudichiamo questo. Grazie Sferruzzi. Il parere della pubblica amministrazione, quindi Tomatis, Bonello, dovrebbe ancora di più aprire la PA ai dati, rilasciarli costantemente. Una sua opinione su questo? Credo che anche questa mattina siano emersi dei motivi importanti affinché la pubblica amministrazione sia sempre più stimolata a rilasciare dati in formato open. Chiaramente ci deve essere anche una esigenza posta da parte dei cittadini di conoscere e di voler approfondire, di entrare nel merito di molte questioni, uscendo, tanto per rifarmi al mio intervento precedente, dalla considerazione sul gossip o sulle futilità e sui cosiddetti famosi retroscena, no? Su cui i nostri colleghi giornalisti a carta stampata ricamano pagine intere. E penso che sia anche fondamentale, per questo mi riferisco anche a un intervento che è stato fatto da un collega informatico, non so se sia in sala questa mattina, cioè come possiamo convincere gli amministratori politici a diciamo a entrare in questa logica, in quest'ottica. La mia esperienza è che dobbiamo essere un po' noi, che siamo la macchina amministrativa, a lanciarci in queste cose, e sono convinto che anche gli amministratori e la politica si lasceranno convincere e vedranno l'utilità, proprio perché insomma ormai ci si deve rendere conto che c'è una distanza abissale tra l'opinione pubblica e il sistema politico inteso complessivamente, non sto a fare delle distinzioni di colore, e queste forme di partecipazione devono servire a colmare questa distanza. Grazie Tomatis. Prima di passare allora ai primi vincitori, un'ultima domanda aggiuntiva sui profili che hanno partecipato a questi lavori a Pippinato, perché molti dei vincitori hanno competenze matematiche, però che poi legano anche a competenze grafico-creative, diciamo così. Da graphic designer, Pippinato, è importante più la componente così processuale per quanto riguarda la cura del dato o invece la parte di design poi di questo dato? Com'è il mix? Devo dire che la maggior parte dei lavori comunque erano molto ben bilanciati in entrambe le categorie, quindi sia da un punto di vista di analisi dei dati, sia da un punto di vista comunque di attenzione nel trasmettere il messaggio e quindi attenzione rivolta all'estetica e quindi a tutta la visualizzazione. Ma anche molto interessante sono stati alcuni gruppi che hanno partecipato, in cui si mettevano assieme competenze differenti, quindi
magari un'unica figura non poteva racchiudere entrambe queste professioni, queste competenze, e quindi si sono creati dei gruppi di lavoro che hanno tentato di... A mio parere questi gruppi comunque hanno fatto ottimi risultati da un punto di vista di comunicazione del messaggio, perché l'analisi del dato era chiaro e graficamente anche il concetto era facilmente comprensibile. Sì, gruppi informali di professionisti che si sono uniti, che hanno deciso di mettere insieme competenze. Tra l'altro un gruppo che ha vinto anche, sta provando a rileggere anche i data journalism a livello giornalistico, quindi ci sono anche nuove professioni che possono emergere. Io partirei subito con i vincitori, partirei quindi dal terzo classificato nella sezione infografica. Vorrei ricordarvi che il Consiglio regionale del Piemonte insieme a Topix per Piemonte Visual Contest hanno messo a disposizione per queste due categorie, infografica e data visualization, 8.000 euro nel totale, distribuiti così: al primo vincitore per ogni categoria 2.500 euro, a seguire il secondo 1.000 euro e il terzo 500 euro. Al di là di questo però poi c'è il valore di queste infografiche che vengono, e di questi lavori che vengono messi sostanzialmente in rete. Allora, io le premiazioni, voi sapete che anche nelle sale quelle più accoglienti sono complicatissime, quindi noi adesso ci proviamo, ma vorremmo anche dialogare con chi poi ha vinto, chiedendo come mai è riuscito a vincere, ma anche come è partito nel processo di elaborazione o dell'infografica o del data visualization. Allora, il terzo classificato per quanto riguarda la categoria infografiche, rullo di tamburi, è Jessica Carmisasca per gli effetti della riforma Moratti sulla scuola primaria. Jessica, eccola lì, un applauso a Jessica Carmisasca. Resta anche lì, arrivo io, consegna il premio Lorenzo Benussi. Fotografia di rito fondamentale. Grazie Benussi, grazie Carmisasca. Aspetta però, resta qui perché cerchiamo di capire qualcosa in più sul tuo lavoro. Come mai sei voluta partire da una riforma del 2003? Sì. Beh, diciamo che il mio intento era cercare di rappresentare dei dati, e, insomma, un'infografica che non fosse fine a se stessa, ma che potesse anche avere dei riscontri nella nostra vita. Quindi come una riforma politica può anche influire nella nostra vita, quindi in questo caso nei risultati degli esami degli studenti. Infatti vediamo che nell'anno in cui è stata approvata questa riforma c'è stato un calo degli studenti promossi e quindi un aumento degli studenti che invece non hanno passato questo esame. Poi col passare del tempo pian piano la situazione si sta normalizzando, però insomma la riforma nell'anno in cui è stata appunto approvata ha causato un po' di problemi, diciamo, questi poveri studenti. Quanto c'è di personalizzazione di un lavoro di analisi del dato? Quanto c'è la firma dell'autore in questo? Abbastanza, nel senso che in qualsiasi modo tu cerchi di rappresentare una serie di dati, una visualizzazione, in ogni caso cerchi, volente o nolente, dai la tua opinione. Cioè, cerchi di rimanere oggettivo, ma in ogni caso un tuo punto di vista comunque emerge nella visualizzazione che fai. Grazie Jessica Carmisasca, terza classificata infografica. Vorrei un parere anche vostro della giuria sul lavoro di Jessica. Chi è che rompe il ghiaccio? Pippinato, hai seguito da vicino i lavori ed è giusto che sia così. No, assolutamente questo lavoro è apprezzabile, il fatto di voler rappresentare dei dati e poterli legare ad una cosa contestuale, quindi un tentativo di contestualizzare i dati che vengono rilasciati. Indubbiamente parlo da grafica, la qualità estetica è molto elevata e cosa non da poco anche la descrizione, quindi quello che per quanto riguarda le didascalie e tutto, che ti permettono di capire meglio l'argomento che si sta poi trattando graficamente. Quindi complimenti. Bene, complimenti Jessica. Allora, parlavamo di collettivi organizzati che hanno partecipato a questo
Piemonte Visual Contest, e questo gruppo di lavoro ama moltissimo le montagne piemontesi. Mi ha detto, perché io poi li ho intervistati, perché domenica esce la copertina di Nova 24 proprio dedicata agli Open Data e ai vincitori, e mi ha detto che in realtà da ogni provincia piemontese si possono vedere le montagne, e da questo concetto sono partiti nell'elaborazione del lavoro di infografica, l'hanno già capito loro stessi che hanno vinto, insomma, avvolti dalle vette alpine piemontesi, e sono i vincitori Francesco Carletto, Matteo Ponte e Nicolò Brusa. Complimenti. Pick Me Up, avvolti dalle vette alpine piemontesi, premia Guido Romeo, che ci raggiunge, lo abbiamo incontrato stamattina in sala, premia i ragazzi Francesco Carletto, Matteo Ponte e Nicolò Brusa. Foto, girate la targa, eccoci. Non fuggite voi, perché vi devo fare qualche domanda, non scappate. Allora, è vera la cosa delle montagne? L'ho raccontata un po' così, però è quella. È vero, è vero. Cioè, fondamentalmente questa visualizzazione parte da una passione, da una passione comune, che è appunto quella della montagna, ed è anche una considerazione sul territorio dal suo punto di vista turistico e dalla cosa preziosa che c'è qua, che è comunque il panorama che abbiamo attorno. E la rappresentazione rispecchia anche il fatto che la cosa interessante del Piemonte è che ovunque sei sembri sempre essere contornato da un anello di montagne, e noi volevamo far trapassare questa idea appunto includendo al centro dell'artwork le province, quindi la città, che sono sempre contornate dalle montagne che appunto le avvolgono. Molto wired questa rappresentazione, non so se Guido Romeo condivide. I numeri, perché ci sono dei numeri particolari che avete mappato, mi sembra 70 rifugi. La cosa vuole mettere insieme il dato storico del territorio, appunto quello geologico, e l'insediamento umano. E quindi sono stati accorpati due dataset differenti per far capire cosa già esiste e come l'uomo si integra nel territorio, lo occupa e favorisce il turismo. Competenze divise nel gruppo, come è andata? Di cosa vi siete occupati nello specifico? Noi partiamo sempre, siamo un collettivo grafico, ci chiamiamo Bomaca, lavoriamo sempre. Bomaca. Lavoriamo da 3 anni ormai, e la cosa interessante è spalleggiarci sulle competenze che ognuno ha. Ognuno ha le sue caratteristiche principali, chi è appassionato di infografia, chi di tipografia, chi di pittogrammi, quindi ognuno è specializzato, però ci aiutiamo e ci supportiamo. Ho paura a chiederti cosa significa Bomaca, ma lo faccio lo stesso. Non lo volete sapere. È una storia lunga. Sì. Possiamo saltarlo? Non si può dire, no, ma non è una cosa brutta. No, a parte comunque dalla nostra passione principale, che è la tipografia, e quindi nel momento in cui si legge una parola, prima di interpretare le lettere, si percepisce la silhouette della parola, e quindi si legge per percezione, non per interpretazione. Quindi alla fine gliel'hai detto, non è... No, penso che abbiate capito, no, l'ho voluto sapere a tutti i costi. Grazie, volete dire anche voi qualcosa? No, grazie. Bene, collettivo affiatato, grazie ragazzi. Un parere anche su questo lavoro secondo classificato. Pippina, tu inizi tu? Poi lo chiediamo anche agli altri, ovviamente, perché insomma coinvolgiamo anche il resto della giuria. Questa visualizzazione senza dubbio è una visualizzazione che ha un impatto estetico quando la si guarda a prima vista, ma poi è anche tutta da scoprire, quindi io consiglio di vedere questa visualizzazione in maniera accurata, perché sono tantissime le informazioni che vengono rappresentate, e per chi ama la montagna è indubbiamente molto interessante. Grazie. Tomatis? Sì, volevo dire che ci siamo stati, diciamo così, colpiti dalla visualizzazione, dalla grafica, che rende immediatamente anche a un profano, anche a uno che proviene da fuori il Piemonte, l'idea di cos'è il Piemonte, con queste città dove si vede che il cerchio di Torino, di Cuneo, sono più grandi, quindi sono le province con il maggior numero di aree montane, di picchi, no? Poi un'altra cosa significativa è che forse questa è una delle poche tra i lavori prodotti che ha anche un logo sopra, Pick Me Up,
quindi praticamente è pronta per la vendita, tra virgolette. Infatti, voglio dire questo, che ci è piaciuta così tanto che il Consiglio regionale la trasformerà in un manifesto 70-100, che sono le sue dimensioni, che sarà distribuito al prossimo Salone del Libro. Quindi, se lo volete in manifesto, ce l'avrete al Salone del Libro dall'8 al 12 maggio prossimi. Grazie, Tomatis. Un parere anche vostro sul... Ma io volevo appunto dire che questa è una tematica che interessa tantissimo anche un gruppo di, diciamo, di pubbliche amministrazioni, tra cui l'UNCEM. Adesso non c'è Marco Bussone, con cui ho parlato stamattina, ma il tema per loro è di grande interesse. Fabio, in questi luoghi nuovi di lavoro come Talent Garden nascono questi collettivi? Cioè vi trovate di fronte a questi gruppi così? Assolutamente, non li abbiamo premiati, ma non sapevamo i nomi. Però un gruppo di giovani misto, tra l'altro, era interessante anche il tema del gruppo di lavoro e i ruoli, ha partecipato al contest, era proprio composto da data scientist, grafici, giornalisti, quindi esperti di dato, inteso come lettura del dato, rappresentazione e soprattutto analisi e calcolo del dato. Aggiungo una cosa, io leggo sempre questo in questi lavori. La passione, qui c'è la passione per il Piemonte, cioè è bellissimo. Sì, sì, questa è la passione, proprio l'amore per la propria terra, assolutamente. Grazie Fabio. Però anche la passione, l'amore per la propria terra è anche nel primo classificato. The winner is, lo facciamo internamente, rullo di tamburi, sento tesi e così, ma adesso lo andiamo subito a svelare. Sono tre giovani, Federica Fragapane, Marco Bernardi e Francesco Maino, con mappa turistica analitica del Piemonte. Complimenti. Consegna il premio il direttore Domenico Tomatis. La motivazione: pregevole qualità e chiarezza, utilizzo di numerosi dataset in particolare di particolari formati. C'è Maino quindi per la consegna, il portavoce del gruppo? Bernardi, ok, Bernardi. Allora, ci racconti un po' com'è nata questa mappatura turistica? Beh, allora, l'idea è nata andando a esplorare un po' i dati che aveva messo a disposizione la regione, quindi abbiamo cercato quello che era il dataset più corposo, più bello da andare ad esplorare. Quello del turismo era particolarmente interessante e abbiamo deciso di integrare la parte di flussi di persone, di strutture appunto ricettive, con quelle che sono le attrattive del Piemonte come regione, quindi i motivi per cui le persone vengono in Piemonte. Quali sono questi motivi? Questi motivi, beh, poi ce ne sono tantissimi, noi abbiamo dovuto un po' sintetizzare e abbiamo messo i beni architettonici, i musei, poi la rete di impiantistica sportiva per il turismo invernale e poi ultimo, ma forse quello più importante, il settore enogastronomico, quindi con tutti i prodotti DOC, IGP, eccetera, eccetera, che soprattutto nella parte del sud del Piemonte sono una grande attrattiva. Avete utilizzato dati di turismo nazionale e internazionale, quindi anche i turisti che arrivano dall'estero? Sì, esatto, il dataset era già impostato in questo modo e c'erano gli arrivi nazionali e gli arrivi internazionali che permettevano di fare una suddivisione ancora più dettagliata delle diverse province. Grazie, complimenti. Complimenti, però un parere su questo lavoro lo richiedo alla giuria. Come vi è sembrato? Partiamo sempre da qui, da Pippinato. E quando abbiamo analizzato questa visualizzazione in sede di commissione, assolutamente il commento è stato completo, perché è facile da leggere, segue uno storytelling interno, è molto ben approfondito, i dati sono ben analizzati e particolarmente approfonditi. Da questo lato c'è anche lo storico dei vari anni e quindi indubbiamente completo. Veramente molto bella, complimenti. Complimenti allora ai tre ragazzi vincitori.
Solo aggiungere, confermo che è stata unanime la decisione della giuria, perché questo lavoro è stato ritenuto da tutti affascinante. A me sono piaciute particolarmente queste specie di vele sulla destra con queste nuance di colori delicati e bellissimi. Questo lavoro sarà pubblicato integralmente su Notizie, che uscirà a fine marzo, perché secondo me lo merita, a doppia pagina. Doppia pagina, quindi. Complimenti ai ragazzi. Bonello. Ma io volevo aggiungere che il tema del turismo in Piemonte ultimamente è cresciuto come interesse, e quindi credo che valorizzare anche, diciamo, questa crescita che la regione è riuscita a saper dare a questo comparto, credo che sia molto interessante per tutti gli enti. Complimenti anche da me. Grazie Bonello, quindi puntare sul turismo è stato in questo caso qui vincente. Fabio. Condivido, il turismo è sicuramente uno dei temi più trattati nei lavori, probabilmente perché esistono più dati in questi termini. Quello che mi ha affascinato personalmente era il rendermi conto che tutti quei pallini non sono pallini, ma sono dei dettagli da, uso questo termine, lo faccio diventare tormentone di oggi, da puro appassionato, cioè c'è andato diverso tempo per produrre questa infografica, ma anche solo per inventarsi tutta la leggenda, costruirla con il massimo del dettaglio e il massimo della cura. Questo secondo me è fantastico. E il resto diventa quasi secondario, sarà assurdo, ma lo è, nel senso che il bello di questo lavoro è veramente l'enormità di dati e il livello di dettaglio. Una narrazione molto ricca e, come dicevi tu, appassionata. Grazie Fabio. Prima di passare alla data visualization, che merita tutto una cornice a parte, perché poi parliamo anche del futuro degli open data e delle visualizzazioni innovative, ce ne si stanno sviluppando moltissime in Italia e all'estero, lascio la parola a Pippinato, che credo utilizzerà quel computer. Allora, il mio sarà un breve intervento che vuole un po' chiudere quello che è stata l'esperienza di Piemonte Visual Contest. Quindi, visto che il contest era finalizzato a analisi e rappresentazioni dei dati, abbiamo iniziato in piccola parte a quali sono i dati che sono emersi dal contest. Allora, inizio con una breve storia di quello che è stato Piemonte Visual Contest, anche se è stato già anticipato da Tomatis. Il concorso è stato lanciato il 20 settembre del 2013 con una deadline che inizialmente era fissata al 30 novembre. Poi in realtà è stato prolungato il tempo di consegna ed è stata spostata al 31 gennaio. E brevemente l'esperienza di Piemonte Visual Contest si conclude appunto oggi con l'evento dedicato agli Open Data. L'interesse rivolto al concorso si è notato da subito, come è stato abbastanza, continuo nel tempo, a parte alcuni picchi, è stato principalmente promosso via internet, e quindi ho voluto rappresentare qui quelle che sono state le visite giornaliere che sono state in media intorno a un centinaio giornaliero. E da qui, oltre alle visite, abbiamo ricevuto, quello che siamo molto orgogliosi, abbiamo ricevuto ben 94 lavori che sono stati inviati al concorso, tra infografiche e data visualization, che si può vedere, questo non possiamo dire lo stesso, che è stato continuo, ma che, come penso succeda in tutti i contest, siano gli ultimi giorni, siano poi quelli effettivi, quelli diciamo un po' caldi. Chi si è interessato al concorso? Sempre prendendo i dati relativi al sito internet, ovviamente c'è stato molto interesse per quanto riguarda l'Italia. Una cosa che ci ha stupito comunque è che alcuni visitatori anche dall'estero comunque si sono interessati, e comunque molti stranieri ci hanno anche contattato per chiedere di poter partecipare al concorso.
questo è un focus per quanto riguarda da dove sono arrivati principalmente i lavori. I lavori sono arrivati soltanto 4 lavori, erano stranieri, ossia non provenienti dal territorio italiano. Principalmente diciamo la zona settentrionale dell'Italia è quella che ha prodotto il maggior numero di visualizzazioni che poi ci sono state inviate. I dati, dove reperire dati? Questa è stata una di quelle domande che molti ci hanno scritto personalmente o tramite il sito. Non troviamo i dati, ci sono pochi dati da rappresentare. In realtà i dati ce ne sono e i lavori che oggi sono stati premiati indubbiamente sono quelli che forse mettono assieme anche dati provenienti da posti differenti. Quindi magari si è trovato un dato e poi combinando questo dato con un altro dataset hanno tirato fuori delle storie, degli storytelling interessanti. Il principale portale da dove sono stati reperiti i dati indubbiamente è stato dati.piemonte, secondo l'Istat, poi Aperto che si tratta degli open data della città di Torino e infine molti dati naturalistici e le mappe prese da ARPA.piemonte. Le tematiche. Allora, sono state indubbiamente molte le tematiche. Il commento di prima era riferito, mi sarei aspettato magari qualche visualizzazione di più dedicata magari agli aspetti economici. Invece si hanno trattate molte tematiche ovviamente che interessano a tutti ed è anche questa un po' la finalità del realizzare un'infografica che comunque abbia interesse anche a ad un pubblico molto, molto ampio. Come dicevamo prima, gli argomenti maggiormente trattati sono stati il turismo, la scuola, l'ambiente e la cultura. E in piccola parte il commercio, le lezioni, il sistema legislativo e così via, l'enogastronomia, sempre legato al turismo. I progetti arrivati, mai più ci aspettavamo così tanti, sono arrivati ben 94 progetti, di cui 75 sono state infografiche e 19 data visualization. La qualità è stata molto, molto alta, sia per le infografiche che abbiamo avuto modo, essendo arrivate anche così tanto, di poter confrontare infografiche che trattavano gli stessi argomenti. Una cosa imposta dal contest era quella che va bene trattare open data, però è anche bene ricordarsi che si stanno creando dei lavori che devono essere rilasciati ad un pubblico e quindi gli si veniva chiesto quando si caricava la visualizzazione tramite sito di rilasciare questa visualizzazione con una determinata licenza. Bene, queste sono state le licenze più utilizzate. Questa è soltanto una parte di quelli che sono i dati che adesso andremo ad analizzare e che a breve troverete anche sul sito internet. Personalmente ritengo che sia stata un'esperienza molto molto interessante e per questo ringrazio innanzitutto l'ampia partecipazione, quindi tutte le persone che hanno concorso, che ci hanno inviato le visualizzazioni e poi ringrazio anche il Consiglio regionale e tutti quelli che comunque hanno sostenuto l'iniziativa, quindi grazie sincero. Grazie. Interessante vedere le tematiche e che tipo di lavoro c'è stato. È anche interessante capire che poi l'attenzione è stata molto sulle infografiche e meno sulla data visualization. Poi su questo magari anche la giuria dirà qualcosa, perché evidentemente è un segmento nuovo, quindi poi forse si è sottoposto anche a stimoli nuovi. Veniamo però a questo nuovo settore e come viene sviluppato e come viene elaborato. Anche qui tra i 19 partecipanti abbiamo i 3 vincitori. Partirei a questo punto dal terzo classificato.
vado con il titolo della data visualization, i numeri del dissesto idrogeologico della regione Piemonte, Lidia Catalano, Paolo Bernocco, Isabella Reggio ed Erika Vicaretti. Complimenti. E consegna il premio Marta Garabuggio, che ringraziamo. La consegna del premio quindi ai terzi classificati, che tra poco ci racconteranno, perché è una storia un particolare legata a competenze giornalistiche ma anche a grafiche. Ah, un pezzo di gioco, fantastico. Allora, fermatevi lì perché arrivo a chiedere qualcosa a voi sulla Lidia. Eccoci, raggiungimi qui così sei più a favore della camera e ti chiedo come è nata questa idea di creare questa elaborazione. Ma questa visualizzazione nasce nel contesto di un progetto più ampio in cui avevamo analizzato tutto il territorio italiano. Naturalmente per il Piemonte Visual Contest abbiamo deciso di focalizzarci sulla regione Piemonte, scendendo nel dettaglio delle singole province e dunque analizzando alcuni dati, ad esempio le vittime, il rischio idrogeologico, e prendendo anche in esame alcuni, diciamo, obiettivi sensibili come le scuole e gli ospedali, e andando nel dettaglio della provincia e raffrontando sempre tutta la situazione regionale. Lo stiamo peraltro, credo, vedendo, eccolo qui. Tue competenze, diciamo, giornalistiche, collabori alla Stampa di Torino insieme a Bernocco, vero Paolo? Però invece le altre due compagne d'avventura hanno competenze grafiche, di design. Sì, infatti abbiamo deciso, diciamo, più di un anno fa ormai, di provare a lanciarci in questa avventura, cioè quella di mixare, fondere le nostre competenze per provare a creare un qualcosa di diverso, di interessante. E vabbè, ci siamo da più di un anno, quindi in qualche modo questa cosa funziona. Data journalism. Però ti chiedo, giornalismo vive una situazione di crisi di sistema. Delle risposte possono arrivare anche da queste visualizzazioni? Assolutamente sì, perché questo tipo di lavori consente di fare, diciamo, giornalismo vecchio stampo, nel senso che si ha la possibilità di fare inchieste in qualche modo, cioè andare a scavare nei dati e cercare anche di capire cosa si nasconde dietro il dato, cioè fare approfondimento, che magari in un momento in cui l'informazione è tutta online, è tutta immediata, questo, diciamo, aspetto viene più tralasciato, e allo stesso tempo abbiamo a disposizione le tecnologie più avanzate, quindi grazie anche al lavoro di progettisti e designer riusciamo a fare un prodotto che fonde due aspetti secondo noi assolutamente importanti, che possono aiutare a rilanciare l'editoria, il giornalismo anche nel futuro. Adesso chiederò qualcosa anche a voi, ma tu hai un'ossessione anche molto per l'estero. Nell'intervista che abbiamo fatto hai detto bisogna guardare i modelli esteri, l'Italia sta andando avanti. Quali modelli dobbiamo guardare poi all'estero? Vabbè, prima stamattina è stato citato il New York Times, che sicuramente è un laboratorio interessantissimo. Noi da un po' di tempo guardavamo il datablog del Guardian e ci sono molti giornalisti che poi hanno scelto anche dei percorsi autonomi, che sono assolutamente dei punti di riferimento per noi che guardiamo questo settore con interesse. Grazie di averci dato questi stimoli, alcuni erano stati dibattuti anche in mattinata. Paolo, come cambia lo storytelling anche di chi poi scrive, chi fa giornalismo? Beh, diciamo che è una sfida per chi si occupa di giornalismo, provare a visualizzare e quindi avere una visione grafica di quello che si può raccontare. Sicuramente è un modo per arrivare diretti ai lettori, a raccontare anche temi molto complicati. Non è successo in passato di raccontare l'Obamacare, quindi la riforma sanitaria americana, un tema certamente non di facile lettura. E a quanto pare la risposta del pubblico è confortante, quindi insomma è meglio andare avanti su questa strada. Grazie, io vorrei fare un paio di... Avvicinatevi, Maria Isabella Reggio ed Erika Vicaretti, designer della comunicazione. Cambiala anche un po' la vostra professione con queste visualizzazioni digitali. Sì, diciamo che abbiamo l'opportunità di lavorare comunque con creatori di contenuti e quindi con i nostri giornalisti del team e di creare, diciamo, delle visualizzazioni che abbiano anche un significato, un valore aggiunto anche proprio in termini di comunicazione di ciò che si va ad esprimere, che è un po' il nostro obiettivo, quindi non fermarsi soltanto all'aspetto estetico, come si diceva stamattina, ma andare un po' più sullo specifico, anche su che cosa si sta comunicando, e quindi scegliere di volta in volta l'elemento più adatto e poi c'è solo da divertirsi, perché questo è un lavoro fatto comunque di tanta passione e tanto divertimento.
tanta passione e divertimento. Passione e divertimento, quindi che torna questo tema qui. Ma appena ci si approccia come graphic designer a un'infografica o a un'altra modalità di visualizzazione, cos'è la prima cosa da fare? Beh, sicuramente quella di analizzare i dati e capire qual è la notizia nel caso di data journalism e cercare di metterla in evidenza nel modo più consono, quindi trovare il modo per esplicitare alcuni concetti e nel modo più immediato, perché poi, soprattutto se si parla di data visualization, si parla anche di web e quindi della velocità comunque della lettura di questa informazione. Grazie. Grazie davvero, complimenti e un parere allora anche alla giuria. Da chi partiamo? Partiamo da chi ci ha raggiunto subito. Il microfono è lì. Partiamo quindi dalla terza classificata così, in data visualization. Sì, così sgravio anche l'aura del compito difficile ogni volta di dover aprire. Di assistenza quasi. Sì, eh? Sì. No, in questo caso credo che ci siano almeno due aspetti che hanno contribuito alla nostra decisione. L'impatto visivo è immediato, insomma, in questo caso è sicuramente piacevole, di facile lettura. E poi è per la presenza anche nel team di due giornalisti, quindi aveva un taglio molto narrativo, racconta una storia, non offre soltanto dei dati tra cui ci si può muovere, ma si può seguire un filo conduttore e sviluppare, andando poi a curiosare quella, la propria storia, ma si vede che c'è il senso di una storia e di una narrazione, quindi ci ha colpito particolarmente, l'ha fatto anche emergere poi tra gli altri lavori. Senti Luca, ma che tipo di impatto hai sul lettore guardando queste visualizzazioni? Cioè la lettura è agevolata sia online, prima si parlava dell'importanza dell'approccio per la rete, è agevolata un tipo di lettura di questo tipo? Beh, sì, se è ben fatta, ecco, insomma, sì. È necessario che il lettore sia un po' guidato. Uno dei temi su cui si discuteva è c'è molto testo in questa visualizzazione rispetto ad altre che vedremo dopo. Se l'intento è giornalistico, quindi si rivolge al lettore generalista, credo sia necessario che ci sia abbastanza testo, insomma, non deve andare a dominare rispetto all'immagine, alla visualizzazione, se no si perde il senso della visualizzazione, ma bisogna accompagnare un po' il lettore, perché non tutti i lettori sono abituati. Se c'è una giusta guida, però questo permette di approfondire dei temi in maniera più agile, anche più interessante e in voglia quindi ad approfondire. Ma da giornalista, secondo te queste infografiche aiutano più per la lettura online o più per il cartaceo? Cioè voi le utilizzate anche sul cartaceo sempre di più, non questa modalità queste, così spinta? Queste, sì, però per esempio queste qua, noi adesso qua le stiamo vedendo il frame, in realtà... insomma, bisogna andarla a vedere online per godersela pieno. Vero. Sì, data visualization, quindi interattività e approccio, diciamo, partecipato di chi poi fruisce del lavoro. Quindi è sgravato Pippinato e saltiamo. Grazie sì. Luca Indemini per la stampa che faceva parte appunto della giuria tecnica del Piemonte Visual Contest. Tomatis. Non ho nulla da aggiungere, se non che appunto, come diceva già Indemini, forse tra tutti i lavori di data visualization questa è quella che è l'aspetto grafico più curato ed espressivo. Voglio soltanto dire questo, che noi questo lavoro lo utilizzeremo senz'altro, perché il 2014 è il 20° anniversario della grande alluvione del Piemonte del 94. È stata un'alluvione che ha provocato oltre 70 morti, quindi un evento drammatico, che però è stato anche un momento in cui la comunità piemontese ha preso coscienza della gravità del rischio idrogeologico e forse dalla gravità, dai lutti, da quel tragico evento è nato poi la spinta decisiva per creare una rete di protezione civile che oggi è molto efficiente, che si basa sia su risorse pubbliche e soprattutto sul lavoro di migliaia e migliaia di volontari, per cui gli eventi successivi, anche abbastanza gravi, sono stati forse meno luttuosi. Quindi noi potremo utilizzarla su notizie, sul nostro magazine, perché faremo un focus su quello che è successo in Piemonte dopo a 20 anni della grande alluvione del 94, e forse riusciremo anche a rendere, sia dal punto di vista grafico, quindi con la fruizione su carta, sia dal punto di vista proprio della fruizione online, perché su notizie
utilizziamo il sistema dell'augmented reality che usa anche la stampa, l'abbiamo preso da voi l'ispirazione, con questa azienda torinese, SEA, come mi sembra che si chiami, che ci dà la possibilità di, tramite fotografando un'immagine, adesso ho visto che anche Sole Nova 24 lo fa. Lo stavo per dire io, anche sì, Nova 24 usa. Però il primo è stata la stampa, poi, e poi siamo noi, quindi voi siete già terzi. Bene. Sì, no, io volevo fare i complimenti perché so bene, perché abbiamo fatto con alcune pubbliche amministrazioni delle realizzazioni di data visualization, il lavoro che c'è dietro per riuscire a impostare un risultato di questo genere è lungo e faticoso, quindi effettivamente volevo comunque fare i complimenti per la serietà con cui è stato affrontato questo lavoro. Fabio? E anche per noi, lungo, faticoso, creativo e appassionato. Complimenti. Grazie Fabio. Proprio sull'aspetto che abbiamo un po' fatto emergere prima con Luca, cioè questa idea della interattività, dell'aggiornamento costante, un po' si caratterizzano tutti i lavori di data visualization, però in particolare anche questo che tra pochi secondi premieremo come secondo classificato per data visualization ed è orientarsi nel sistema legislativo della regione Piemonte. Complimenti quindi a Monica Palmirani e Luca Cervone. Premiano Palmirani e Cervone, vengono premiati da Maurizio Napolitano, che vedo lì e saluto. Consegna del premio, guardate verso la macchina fotografica, la motivazione è profondo lavoro di arricchimento e sistematizzazione del dataset delle leggi regionali, particolare livello tecnico della visualizzazione a fronte di qualche elemento di raffinatezza visiva e di usabilità ancora da migliorare. Grazie per la foto, grazie a Napolitano per la consegna del premio. Io scambio due parole con Monica. Arrivate voi da Bologna? Sì. Veniamo da Bologna, siamo un centro interdipartimentale di ricerca, quindi siamo l'Università di Bologna. Università di Bologna. Allora, la cosa che mi raccontavi è che in realtà è un lavoro di operazioni di semplificazione delle norme regionali, quindi immaginiamoci tantissime norme regionali che vengono semplificate, ma anche aggiornate, mi raccontavi, ogni notte c'è questo aggiornamento su eventuali norme che arrivano. Sì, l'idea nasce da appunto il nostro specifico tema di ricerca, cioè dagli anni 90 che noi ricerchiamo nel settore della legistica e legimatica, cioè applicare tecniche informatiche per aiutare il legislatore a emanare leggi sempre più chiare, più semplici, più comunicative e trasparenti. Non ci è parso vero quando a settembre abbiamo visto che Arianna, la banca dati storica diciamo della regione Piemonte, ha liberato i propri dati. Ed è stata un'occasione perché tutte le ricerche che avevamo fatto finalmente potevano essere espresse e testate sul campo, finalmente, e è emersa l'idea con il mio dottorando, Luca Cervone, di darne una rappresentazione di semplificazione, cioè mediante della grafica. Ogni notte si va a cercare appunto sul sito di Arianna i dati open e si cerca di dare una rappresentazione che mette in evidenza quali sono la dinamica della norma nel tempo, questa parolona, ma in pratica dare una lettura per il cittadino di che cosa si evolve nel tempo e soprattutto il peso che le norme modificative hanno nel sistema legislativo, quindi quanto pesa una norma di modifica nella chiarezza complessiva del sistema delle leggi. E quindi abbiamo creato questo portale per renderlo evidente. Grazie. Io chiedo a Cervone, qual è stato il momento, la parte più delicata del lavoro, l'immissione delle norme, non lo so, l'analisi dei dati? Sicuramente è stato molto difficile. Ok, i dati ci sono, però non sono immediatamente utilizzabili. Bisogna quindi sistemarli e inferire degli atti dati che derivano dai dati stessi e poi per fare in modo che questi dati si possano visualizzare. Quindi quello è stato abbastanza difficile. E poi ovviamente fargli vedere in modo che il cittadino possa capirci qualcosa. Grazie. Un'ultima cosa, Palmirani. Questo modello può essere replicato su N regioni e su diversi enti, non soltanto legati alla PAL, ma anche al nazionale?
Sì, l'importante è che le norme siano rilasciate in un formato aperto, ovvero in XML. In questo caso la Regione Piemonte Virtuoso è stata la prima regione in Italia ad adottare il modello norme in rete, questo modello XML che già nel 2001 tutte le regioni dovrebbero adottare, ma che appunto Piemonte e altri hanno iniziato ad adottare sin dall'inizio, e quindi ci siamo trovati in una situazione virtuosa, cioè non da un momento T0 nel 2000, ma tutta la banca dati in XML, norme in rete. Quindi lo stesso modello è replicabile in tutte le banche dati che adottano o questo standard o della stessa famiglia. Grazie. Immagino la gioia quando avete visto Arianna che ha rilasciato i dati, voi che seguite questo, no? È stata una gioia veramente enorme, infatti è stato rilasciato a settembre, subito ci siamo messi a lavorare per fare la visualizzazione, anche perché dietro c'è un modello matematico che era stato pubblicato ben nel 2006 e non avevamo mai modo di sperimentare se non con quelle cose che i ricercatori fanno, con degli esempi costruiti ad hoc per poi far vedere il risultato. Siamo stati contenti doppiamente nel vedere confermate le nostre ricerche sopra un campione reale, quindi doppia gioia anche per quello. Grazie, grazie Palmirani e Luca Cervone, grazie. Partirei da Tomatis, perché diceva Palmirani, il problema è che noi il modello matematico ce l'avevamo dal 2006, il problema è che poi è la pubblica amministrazione che deve rilasciare i dati. Sì, adesso qui è una storia di dove nasce prima, se nasce prima l'uovo o la gallina davvero, perché devo dire che è stata fondamentale questa esigenza che sapevamo provenire dall'Università di Bologna, le ringraziamo per l'attenzione, per dare diciamo così, la spinta decisiva al rilascio del dataset di Arianna, che era una cosa su cui eravamo impegnati da molto tempo. Si è parlato anche stamattina molto della fatica che si fa nelle pubbliche amministrazioni. Devo ringraziare particolarmente la collega Elena Fenoglio, dirigente dei sistemi informativi, che questa mattina era in sala, adesso non la vedo, che ci ha messo l'anima. Non aiutano le norme che dicono sempre ormai quasi tutte, alla fine tutto ciò deve essere fatto senza alcun onere. Non è possibile, cioè è semplicemente impossibile. È già stato detto questa mattina, sono delle cose demagogiche che non hanno nessun senso. Comunque alla fine siamo riusciti a rilasciare il dataset e siamo grati agli amici di Bologna che hanno potuto utilizzare questi dati. Questo è un lavoro che sentiamo particolarmente nostro, l'ho già detto prima, è un lavoro molto specialistico, non credo che interesserà le casalinghe, mia mamma, però penso che sarà invece molto interessante per gli specialisti, per i nostri stessi colleghi del legislativo. Grazie Tomatis. Chiedo a Luca Indemini, in realtà poi il lavoro di ricercatori, di chi opera in questo modo, quasi entra in concorrenza virtuosa con quello vostro, nel senso loro decodificano in questo caso le norme regionali e cercano di offrirle anche ai cittadini. Sì, diciamo che in questo caso può essere un lavoro, appunto come diceva anche Tomatis, magari non proprio per qualsiasi cittadino, molto utile per i giornalisti invece, però per avere un accesso a un sistema complesso e non facilissimo da maneggiare. In questo caso sicuramente uno dei punti di forza è il lavoro svolto a monte, il lavoro fatto sui dati, la raccolta che è stata fatta. L'altro aspetto che direi molto positivo, scoprendo che grazie al loro lavoro poi c'è stata un'accelerata nell'apertura del dato da parte almeno della Regione Piemonte, quindi insomma doppi complimenti. Pipinato? Sì, volevo aggiungere che ben vengano anche questi tentativi di... i dati non sono assolutamente facili da rappresentare e quindi ben venga l'utilizzo di espedienti grafici per far arrivare più facilmente il messaggio. Magari la casalinga non sarà interessata, però indubbiamente facilita molto il lavoro delle persone che comunque hanno a che fare con questi dati. Complimenti. Grazie. Borello? Io volevo fare una considerazione partendo dal detto una ciliegia tira l'altra, perché stamattina parlando con Monica di questi argomenti e di quello che è stato il loro lavoro,
facevamo la considerazione che questo non è che l'inizio di grandi contenitori che la pubblica amministrazione ha, di informazioni che un tempo era difficile trattare perché i dati non strutturati non sono facili da trattare informaticamente, però veramente la pubblica amministrazione è piena di questi contenitori e quindi, come dire, scoperchiamo magari soltanto la parte superiore di un bacino informativo notevole. Nell'ambito della pubblica amministrazione grandi sono stati in questo periodo i processi di dematerializzazione, ma che sono stati molto orientati semplicemente prevalentemente ad un'archiviazione e conservazione dei documenti. Invece tutta la parte di sfruttamento di quei bacini informativi non è stata praticamente ancora iniziata. Quindi iniziamo delle leggi, ma ne abbiamo tanti altri contenitori dentro la pubblica amministrazione che potrebbero essere di grande valore e da utilizzare in questo modo. Quindi spinta da una parte verso le pubbliche amministrazioni a pubblicarle e poi grandi collaborazioni con cittadini, mondo della ricerca, eccetera, per sfruttarli. Fabio? Nulla di più, complimenti, grazie. Bene, grazie Fabio. Ora arriviamo al vincitore o ai vincitori quindi i primi classificati in data visualization. Vi ricordate, stamattina parlavamo con Maurizio Napolitano del dataset secondario rilasciato dal Comune di Firenze sulla possibilità di vedere i luoghi freschi nella calura estiva, che poi ha generato una serie di app specifiche. Parlavamo dei servizi igienici a Vienna e di molte servizi di pubblica utilità che nascono dagli open data. Beh, qui noi parliamo, in questo caso nel primo classificato, di notizie che hanno a che fare col trasporto pubblico, notizie che hanno a che fare con il verde urbano, notizie addirittura che hanno a che fare col prezzo medio delle abitazioni in affitto e in vendita. E allora, the winner is, primo classificato, il progetto Scegli l'isolato, col TO maiuscolo, e ora ci diranno il perché, quindi inviterei a ritirare il premio primo classificato per data visualization Dante Presicce e Filippo Bazzoni. Complimenti. Consegna il premio Andrea Casalegno, direttore tecnico di Topix, e ricordiamo ideatore insieme al Consiglio regionale del Piemonte di Piemonte Visual Contest. Foto di rito. Restate lì, anche lei Casalegno, non si muova, perché volevo dire, lei ha seguito un po' la premiazione e tutto, però ci dica, no, come dire, io devo raggiungerla col microfono, fatico. Com'è nata questa idea del Piemonte Visual Contest e a seguito dei 94 partecipanti cosa ne pensi? Beh, com'è nata un po', l'aveva già accennato Laura all'inizio, nel senso che la richiesta del Consiglio regionale, approfittando del fatto che come azienda abbiamo incominciato a occuparci di dati da ormai qualche tempo, spostando i dati dal semplice utilizzo alla visualizzazione e alla collaborazione di Laura, che si è aggiunta abbastanza recentemente, il Consiglio regionale ci ha chiesto se potevamo dargli una mano a visualizzare i dati. Allora, una delle nostre idee è quella di dire, invece che avremmo potuto approcciare il Consiglio regionale come normalmente dovrebbe fare un'azienda, quindi offrendo una consulenza, offrendo la propria capacità specialistica e tentando di ricavarne un utile. Dato che la nostra natura di società consortile no profit, abbiamo preferito dire, ma in fin dei conti, invece che consegnare dei soldi per ottenere un lavoro, perché non proviamo a lanciare un contest in modo innanzitutto da premiare le eccellenze? Immaginavo, ed è questo il risultato che più apprezzo, un ragionamento che Laura non ha fatto nei dati di chiusura del contest, è l'analisi dell'età media dei partecipanti, perché questo secondo me è la parte anche premiante, cioè i giovani con 4G davanti, però in realtà non sono una categoria astratta, sono delle persone che sono coloro che contribuiranno allo sviluppo del digitale in Italia. Allora ci sembrava giusto rilasciare economicamente, per quanto le casse attuali della pubblica amministrazione non godono di ottima e sana e robusta costituzione, però rilasciare questa capacità economica a una platea più ampia, e ottenendo oltretutto poi una risposta molto più grande
rispetto a quello che avremmo potuto pensare noi chiusi in una stanza. Allora era un po' quello il win-win del concorso, e che mi sembra poi alla fin fine si sia dimostrato logico. Ecco, la speranza, e qui cerco ovviamente il commitment da parte di Tommatis, è di rendere questo un appuntamento stabile negli anni, anche perché appunto era emerso stamattina dall'intervento di Napolitano, belli contest, ma rendiamoli costanti nel tempo, e questo penso che sarà la scommessa che avremo insieme al Consiglio regionale per l'anno prossimo. Grazie Casalino. Grazie molte. Chiamerei i ragazzi invece qui per darci due informazioni. Dove andate? Dante Presicce e Filippo Bazzoni, avvicinatevi. Allora, voi siete un collettivo, anche voi, Invisible Data, però questo lavoro lo avete realizzato anche grazie al lavoro di grafici, ce li vuoi ricordare tu? Qui. Di Filippo, Loredana ed Emanuele, che sono da dietro. Sono qui, eccoli! Fanno siti web e altre cose divertenti, il parco di Yellowstone. Sì. Senti, che mi racconti? Tu mi avevi detto che il dato, i parametri, in realtà voi ne avete messi alcuni, ma è incrementabile. Nel senso, qua abbiamo messo solo un livello di servizi che tiene dentro tutti i vostri dataset più o meno pubblici, con i servizi, escluse le toilette, però bar, ristoranti, panettieri, edicole, tutto quello che serve per sopravvivere entra dentro la categoria servizi. Il prezzo al metro quadro è preso dai vostri osservatori del mercato immobiliare, l'accessibilità dagli Open Data di Torino, che ha pubblicato per primo in Italia i dati in formato GTFS, per cui c'è frequenza e tutte le fermate, tutti gli orari, e il verde che viene dagli open data vostri e da una mappa satellitare che piglia le chiome degli alberi, per cui i dati sono riproducibili per tutto il mondo quasi, avendo i dati. Siamo stati un'ora al telefono ieri a parlare, però c'è tanto da dire, però la cosa che mi avevate detto ieri è che in un unico strumento poi in realtà cittadini PA si ritrovano. Certo, perché la pubblica amministrazione lo può utilizzare per verificare delle politiche territoriali che hanno a che fare in questo caso con la mobilità o il valore immobiliare, se fanno delle politiche sociali o la quantità di servizi presenti in un quartiere, o se fanno una politica che punta ad aumentare i parchi o a diminuirli, un qualcosa che... per cui la possono visualizzare. Allo stesso tempo il cittadino vede il suo punteggio in questi settori salire o decrescere a seconda di quello che l'amministrazione poi fa o di quello che il cittadino richiede. Si possono mettere i dati di criminalità, i dati dei servizi scolastici nello specifico. Può essere un punto di incontro, ma può essere anche una cosa per monitorare l'andamento di un singolo isolato in qualsiasi città. Per cui se tu cittadino poi vuoi fare massa critica e chiedere all'amministrazione un qualcosa di più su un settore, puoi avere uno strumento che ti consente di farlo. E tua amministrazione può tenere sotto controllo l'andamento della città senza farsi cedere. Certo. E poi c'è questa attenzione all'hyperlocal, d'altronde già il nome, scegli l'isolato, ma il momento più semplice, quando vi è venuta in mente questa cosa qui di focalizzarvi su questi elementi, su questi parametri? Beh, sia io che Dante lavoriamo da anni nel mondo della pianificazione, dell'architettura, ci abbiamo a che fare con mappe quotidianamente e ci viene sempre in testa queste cose, no? Quindi dare una sorta di qualità a quello che è il tessuto, a una realtà molto complessa come quella urbana, non è semplice. Quindi qui abbiamo iniziato a dare alcuni parametri che a noi sembrano fondamentali, se ne possono aggiungere altri, ma proprio l'idea è di dare in maniera... adesso questo qui è già online, funziona, ed è molto intuitivo, nel senso con quegli slider che vedete in cima ognuno può andare a ricreare la propria mappa in base ai propri interessi. Praticamente è un'interrogazione di un database che comunque ha richiesto molto tempo, la creazione di questo database. C'è un grosso lavoro sui dati dietro, perché non è soltanto prendere i dati che sono stati rilasciati open, ma c'è tutto un lavoro di aggregazione, pesatura. Da noi, per cui possono essere sottoposti a giudizio, ma sono costruiti in maniera talmente semplice che possono essere validati da chiunque altro utilizzi uno strumento GIS di rappresentazione del territorio. Quindi c'è una parte autoriale forte nella realizzazione, anche nella scelta degli indici, cioè c'è una firma di chi poi realizza questo? Sì, perché comunque devi creare qualcosa che sia comparabile nella città stessa, nel tempo e in realtà diversa. Per quella costruzione degli indici, anche se i pesi gliel'abbiamo detto noi, perché non esiste un indice standard per valutare il trasporto pubblico, a parte alcuni indicatori specifici, o la quantità di chiome o la quantità di servizi, per cui l'abbiamo dovuto costruire, ma è stato divertente.
Grazie, complimenti. Allora, siamo arrivati praticamente quasi alla conclusione, però abbiamo dei vincitori speciali. Un commento però sui primi classificati lo vorrei dalla giuria. Partiamo da te, Luca, ti restituisco il microfono. Credo che uno degli aspetti principali sia proprio quello che raccontavano, cioè la doppia utilizzabilità della mappa, che può avere un'utilità per chi sta cercando casa, anche vuole andare a vedere le varie zone di una città, oppure per l'amministrazione per intervenire sul territorio. E ci è piaciuto talmente tanto che, pur tendendo a privilegiare chi lavorava sui dati del Piemonte, ha poi vinto questo progetto che invece era concentrato su Torino, e quindi inizialmente era un elemento un po' penalizzante, però insomma, il fatto che poi abbia vinto vuol dire che tutto il resto ci ha convinto. Da graphic designer, Pippinato, cos'è che ti ha colpito di più? No, questo è proprio quello che noi cercavamo quando sono state decise le categorie, la data visualization. Diciamo che rientra pienamente in quelli che sono i requisiti che avevamo pensato inizialmente, ossia il poter interagire con i dati e poter vedere in tempo reale, magari cambiando dei parametri, poter vedere in tempo reale qual è il risultato della tua azione e quindi vedere modificare i dati immediatamente. Quindi questo è molto, molto importante. Volevo aggiungere una cosa rispetto a quello che ha detto Luca, che sì, è vero che questo riguarda soltanto la città di Torino, però come hanno detto anche i ragazzi è facilmente replicabile e a mio parere penso che sia adattabile a qualsiasi tipo di condizione, anche avendo magari dati differenti, come appunto aggiungevate prima voi. Tomatis? La giuria è stata colpita dalla utilità e immediatezza di questa applicazione, perché davvero noi abbiamo pensato al lato dei cittadini, però effettivamente c'è anche l'aspetto delle amministrazioni che poi possono rendersi conto delle cose che vanno e che non vanno. Ha già detto bene Pippinato, Indemini, il fatto era limitata solo a Torino, però abbiamo anche pensato che in fondo l'unica metropoli che c'è in Piemonte, vera metropoli, è Torino. Però penso che possa essere interessante anche per città di medie dimensioni come Novara, Alessandria, che hanno già una ripartizione in quartieri, e sicuramente può essere arricchito di ulteriori parametri. Quindi anche questa modularità è un aspetto positivo di questo lavoro. Sì, io volevo appunto aggiungere un tema visto dal punto di vista di Torino, delle metropoli, eccetera, che spesso un tema di discussione in questo periodo è il tema delle smart city, che, su cui si discute molto di come devono essere strutturate, quanto è centrale o meno la parte tecnologica, e invece la discussione sta andando verso una centralità del cittadino rispetto a quello che è la sua vita all'interno della smart city. E questo mi sembra che colga bene questo punto di vista che sta diciamo ridefinendo un po' la definizione classica di smart city, e dal punto di vista della pubblica amministrazione è molto interessante potersi mettere da un punto di vista che è diverso da quello che la pubblica amministrazione tipicamente vede, che è la relazione del cittadino con il soggetto pubblico che ha certe competenze, ma spesso tende a non vedere quello che è il bisogno nella vita di tutti i giorni del cittadino, e quindi questo mi sembra che colga invece questo punto di vista. Trovo interessante come questo strumento in realtà è uno strumento, quindi non è la soluzione, è uno strumento per arrivare alla soluzione, quindi molto interessante come possa cambiare visualizzazione, lettura a seconda del lettore. Questo è molto bello se pensiamo appunto quali sono le opportunità che ci offrono questi open data. Questa ne offre ancora una in più, quella di lasciare il lettore la lettura che preferisce. Ed è interessante ancora di più se poi si allargano questi dati anche a territori un po' più grandi, o magari ad altri dati, ma mi sembra di capire che la cosa è più che possibile. Quello che avrei aggiunto personalmente è una interpretazione, però mi sembra di capire che non era assolutamente nella categoria, perciò è una cosa personale. Sì, dici. Un'interpretazione, nel senso che questo è uno strumento di lettura, ma non c'è una lettura dell'autore. Quindi è come dire, effettivamente è una plancia di comando.
Beh, però aspetta, questo implica una replica, così almeno... Per forza, ma magari mi sbaglio. Stuzzichi e poi... Il fatto è che è stata resa di lettura semplice con dei punteggi che sono in un gradiente abbastanza comprensibile. Poi la lettura critica che c'è dietro, anche il fatto di come sono stati trattati dietro i dati, sembrava un po' troppo tecnica da inserire in un demo, in una pagina iniziale. O... Non volevi usare tanto, dici? Non sarebbe stato così interessante, secondo l'autore. No, tasto indicami il punto più bello dove vivere. Fantastico. È già la lettura dell'autore. Però non volevo... Grazie Fabio. E comunque, Questa idea della personalizzazione, insomma, è interessante anche in vista di quello che